general, marechal, por favor, do grau da frente. Bom dia. Chegou a falar português. Melhor, general. É inesperado, você vem. Vi presento a tutti il nostro generale, generale ispettore del Lazio in Italia, dell'Associazione Nazionale Carabinieri Italia. Ma io spero che capisca l'italiano perlomeno in parte. Sì. Io sono veramente lieto di essere qui questa mattina a San Baudio do Paranà per porgere il saluto dell'intera Associazione Nazionale Carabinieri e un ringraziamento da parte mia del Presidente Cestra, di tutti i piloti della prima squadra aerea per la vostra accoglienza affettuosa e amichevole. Le nostre città sono lontane per chilometri e anche per lingua, ma sono molto vicine perché hanno un'origine comune. E gli abitanti di San Baudio di Pontinia e San Baudio del Paranà hanno un grande amore verso la loro terra, un amore verso la patria, uno spirito di sacrificio che farà grande questa città che oggi compie 55 anni. Ma è importante questa data perché è vicina ad altre date nostre, italiane, perché San Baudio di Pontinia l'anno scorso ha compiuto 75 anni di età, perché Roma è diventata capitale d'Italia 140 anni fa, perché fra pochi giorni noi festeggeremo i 151 anni della nostra unità nazionale italiana. E io spero che questi legami che esistono tra San Baudio di Pontinia e San Baudio del Paranà diventino sempre più stretti anche attraverso due episodi, uno di carattere ideale e un altro di carattere pratico. Quello ideale è questa nostra presenza che vuole affermare questo affetto, questo gemellaggio verso la vostra città, e quello pratico attraverso la costruzione della Casa della Cultura Italiana con i libri che arriveranno, sono libri importanti che riguardano la storia del Brasile. E come dicevo l'altra ieri sera a lei, signor Sindaco, e alla signora, deve esserci un impegno. Noi per il 50% impareremo il portoghese, voi per il 50% imparerete l'italiano, così la prossima volta avremo una maggiore possibilità di dialogo. Per ricordare questo nostro primo incontro, io la prego di accettare questo nostro simbolo, si vede anche sulle nostre uniformi. C'è la fiamma dell'ardore, dell'amore verso la patria, dell'amore verso i cittadini, e la quercia che rappresenta la forza della tradizione. Noi preghiamo di conservarlo a nome di tutti. Ed ancora questo, che per noi è un simbolo molto importante perché rappresenta tutte le medaglie al valore che l'arma dei carabinieri e tutti i carabinieri italiani hanno avuto in pace e in guerra in Italia e all'estero,
che hanno sacrificato la loro vita per mantenere fede al giuramento e alle nostre tradizioni. Questo simbolo, questo medagliere, è dell'arma, di tutta l'arma, e viene conservato da noi dell'Associazione Nazionale. Ancora questo libro, che forse è il primo libro della Casa della Cultura Italiana, che è la storia della nostra associazione, e qui abbiamo firmato tutti noi che oggi siamo qui a Sabaudia per festeggiare i vostri 55 anni di vita, con tanti auguri. Io non lo so dire bene in spagnolo, in portoghese chiedo scusa, ma il vostro motto che ho letto è Voando para futuro, sì, è così, sì, auguro. Dizendo che ao amigo Batista dos Santos, síndico prefeito de Sabaudia do Paraná, com profunda estima, com sincera gratidão pela ocasião do 55 aniversário de fundação dessa cidade, 23 de novembro de 2010. Simbolo della nostra squadra aerea. Amir, il nostro cappellino è il segno dell'unità di oggi. Sì, per te. Grazie. L'ultima cosa, che per noi è la cosa molto importante, qui c'è un documentario di 30 minuti della nostra città italiana Sabaudia, dove termina il documentario con il saluto della famiglia Valerio, sì, che è la famiglia del fondatore di Sabaudia del Paraná, sì, e del sindaco di Sabaudia, da far vedere alla popolazione e anche darlo alla televisione, che tutto il Paraná può vedere la nostra unione. Sì. Grazie. Ecco. As famílias fundadoras lá e aqui. Fosse apresentado na sexta-noite no palco, são 30 minutos, bem rápido, mas muito interessante você falando de história. Isso é um vídeo de Sabaudia que tem a família Valério, que foi a primeira família que começou de Sabaudia, o primeiro prefeito de Sabaudia foi a família Valério. E a família Valério tem lá em Sabaudia ainda, inclusive eu conheci algumas lá, que é a mesma família Valério aqui do Márcio, do Edson, né? Un'ultima cosa, nel filmato i nostri aerei, con il nostro responsabile, sì, Demiano Sergio, il primo davanti, ha fatto la ripresa dell'azienda dei Valerio d'Italia, sì, che possono vedere l'agricoltura italiana. Ah, dà per vedere la proprietà dove mora Valerio, da, filmato per cima. Diciamo ancora una cosa per quanto riguarda la previsione presente, che la nostra squadra aerea il giorno 26 con l'avion, sì, lancerà il tricolore italiano durante i festeggiamenti. No, no, il 26 va essere domingo, domingo. La verità è dia 28. Dia 28. Non invitate a venire a fare le riprese. Okay. Vai ter una presentazione aerea, né? Già foi contratato os aviões, eles são pilotos. Eles vão fazer uma apresentação domingo aqui no dia do desfile. Vai ter paraquedas? Viene o paracadute, alguns vão. Bandeira italiana que é alguns, eles vão, as três cores da bandeira da Itália. Isso, eles vão passar, fazer o giro com a aeronave, vai soltar as cores da Itália. Depois eles vão pular do paraquedas, vão pegar a bandeira da Itália e trazer no palanque no domingo, no dia do desfile. Né? Vai ser uma. Presentiamo i nomi dei piloti e degli amici. Sì. Il primo è il responsabile Sergio Femiano, alza la mano così per dire sì, Sergio. Il secondo è il pilota Gilberto Migliori. Sergio Gilberto. Gilberto Migliori. Il terzo è il dottor Cocciolo Pierluigi, l'altro pilota comandante Femiano Alvaro. L'altro pilota dietro Simoni Federico, sì, e l'ultimo a fianco Olivieri Fausto. Sì.
Poi abbiamo un altro pilota che sta facendo le riprese, che schioppa il bleto. Il bleto. Sì. Sono io. Sì. Acho que todos já nos conhecem, né? Esposa, os amigos, vice-síndaco, né? Tião. E só temos que agradecer. Grazie, muito obrigado de estar aqui nesse momento importante da Sabaudia do Brasil, desse contato, dessa união, dessa amizade que nós estamos amadurecendo a cada ano que passa, crescendo essa amizade, esse carinho entre os irmãos sabaudianos, sabaudienses aqui. E nos 55 anos desta Sabaudia, 75 anos da Sabaudia italiana, a história veio melhorar, clarear, ficar mais aberta nesse momento com a presença de vocês, com a presença de todos, para a gente amadurecer a cada ano esse relacionamento entre as duas irmãs Sabaudia. Em nome de todas os sabaudienses, como prefeito, quero agradecer muito a presença de vocês, o carinho desses símbolos que representa muito para a nossa história, para a história da nossa Sabaudia brasileira também. Muito obrigado, grazie. Se sintam em casa nos dias que estiverem aqui. Grazie. Faça como se fosse vossa casa. Grazie. 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 Prima parola portoghese, obrigado. Obrigado. Obrigado per il sindaco, obrigado per la signora, obrigado per tutti i vostri collaboratori che in questi giorni sì. stanno con noi. Sì. Como vos disse obrigado, eu digo grazie. Este é um grande momento para a nossa Sabaudia. Anche per noi. Anche per noi. Noi aspettiamo che noi. Gilberto. Todo mundo junto, ó. Um, dois, três, Sabaudia! 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 Maria, você viu a gente assado no chão? Um, dois, três, Sabaudia! Acho que era Sabaudia, viu?
stanno i camionisti, si mangia bene. Enzo, giratevi. Vent'anni di meno, qua stanno a 40. Vedi che si gira. Questi sono anni 70 nostri, dai. Enzo!